Chi ha detto che fare palestra o imparare qualche arte marziale per diventare i più forti sia una cosa soltanto da maschi grossi e cazzuti? Ricordatevi che siamo nel 2020 e anche la parte femminile del pianeta può unirsi a varie attività per dimostrare il proprio talento e le proprie capacità fisiche. A volte però questa voglia di diventare più forti è una cosa estrema, così tanto da spingere alcune di esse a raggiungere livelli che noi semplici esseri umani possiamo solo sognare. E attenti che le donne che andremo a vedere oggi possono spezzarvi qualche parte del corpo anche solo con la loro aura potentissima. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova classifica, dove vedremo molti muscoli, sudore e tante altre cose. Se siete curiosi vi consiglio prima di passare dal canale Telegram ufficiale di sconti, per riuscire a risparmiare qualcosa ogni giorno, specialmente in questi, e se siete seduti o sdraiati o che ne so una mezza via, quindi sedraiati, partiamo! Natalia Kuznetsova. Abbiamo sempre avuto l'uomo più muscoloso del mondo, o il ragazzo, o il bambino addirittura, ma raramente si parla della donna più muscolosa del mondo. È stata ospite in molti show famosi, tra cui Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso, e da allora in Italia l'hanno soprannominata Donna Hulk, a causa dei muscoli disumani e l'aspetto a volte intimidatorio. È nata nel 1991 e già all'età di 14 anni aveva chiaro il suo sogno, diventare grossa come poche facendo la bodybuilder. Per questo a quell'età ha cominciato un percorso scuola-palestra molto intenso. Così intenso che non aveva tempo nemmeno per gli amici tra un po'. Grazie al suo coach Alexei Ivanov, da soli 40 kg ha raggiunto oggi 92 di pura massa muscolare stritola camion. A 15 anni ha vinto il suo primo concorso e non nega nemmeno lei di aver fatto uso di sostanze abbastanza pericolose, se prese senza un'adeguata conoscenza. È sposata attualmente con Vladislav Kuznetsov, un esperto di lotta libera che accetta sua moglie così com'è. Ma una piccola curiosità su Natalia è che al contrario di altre bodybuilder si è rifatta il seno e altre parti del corpo per sembrare un po' più femminile. E utilizza anche un trucco permanente sul volto. Se volete diventare le campionesse del bodybuilding mondiale, allora dovrete passare sulla sua massa. Per avere più informazioni potete anche visitare la sua pagina Instagram con più di 500.000 follower. Cinzia Candranaia. Quando si tratta di menare nei film possiamo vedere anche alcune donne fuori dal comune, ma in quel caso sono solo parti recitate. Eppure anche nella realtà esistono superwoman in grado di sbattervi a terra in un millisecondo, come Cinzia Candranaia, soprannominata Signora Furia o una cosa del genere. Se stavate cercando la Bruce Lee femminile o semplicemente una fonte di ispirazione per non mollare mai e andare avanti nella lotta, allora lei è ciò che fa per voi. In Indonesia è davvero molto famosa. Ed è stimata da molte ragazze del posto per le sue abilità nelle arti marziali. Se siete curiosi di capire com'è, basta andiate sui suoi vari social dove pubblica attivamente ogni giorno. Specialmente il suo canale YouTube potrebbe aiutarvi a comprendere la distruttività dei suoi calci, o la potenza delle sue braccia e la velocità con cui contrasta l'avversario. Ha più di 1 milione di iscritti e non a caso. Insomma, guardate che roba. Non so bene che tipo di arti marziali pratichi, ma sin da piccola ha avuto questa passione e ancora oggi sta continuando con il suo sogno. Kessia Mirellis. Kessia abita in Florida in questo momento, ma è di origini brasiliane. Al contrario di altre bodybuilder è diventata famosa specialmente grazie ai suoi social network e non soltanto grazie ai concorsi. Infatti il suo sogno è anche di fare la modella. Per questo motivo non ha esagerato, raggiungendo livelli troppo estremi come per Natalia. Con soli 68 kg, ad oggi, ha cominciato il bodybuilding quando aveva a malapena 4 anni. La storia è alquanto particolare e con un po' di controversie. Quando era piccola suo padre la svegliava alle 5 di mattina per portarla fuori ad allenarsi con lui. Una bella corsa, un po' di stretching e altre cose per scaldare il fisico. Dopodiché facevano una colazione abbondante per cominciare gli allenamenti veri, che duravano oltre 3 ore, sempre con pesi leggeri per lei. Sin da piccola quindi ha avuto una routine ferrea e rigida. E questo ha portato ovviamente a piccole dicerie. Molti credevano fosse costretta a fare tutto ciò, ma non è così. Ha detto che le piaceva stare dietro a suo padre e i suoi allenamenti, anzi, anche quando lui voleva lasciarla a casa, lei lo seguiva sempre. E ad oggi la sua ispirazione è la sua famiglia. E piccolo quiz prima di continuare. A che cosa si riferisce questa sequenza? Scriverò un commento in primo piano sotto il quale potrete rispondere e andiamo avanti. Aneta Florzik. Ma non sempre il fisico pieno di muscoli significa anche forza. Questo lo possono dimostrare in tante, specialmente Aneta Florzik, che nel 2004 è stata campionessa europea del campionato di sollevamento pesi massimi. A prima vista potrebbe sembrare una delle tante, ma non lo è per niente.
È stata la prima atleta polacca a superare i 500 kg in powerlifting, arrivando a 507,5. Cavolo, io manco con un peso da 10 kg per braccio. È entrata a far parte del Guinness World Record per aver vinto il titolo di donna più forte nel mondo nel 2003, 2005, 2006 e 2008. E non solo, il suo primo premio lo ha vinto all'età di 19 anni. Niente sostanze o roba strana, solo puro allenamento grezzo. Tra le sue passioni c'è il sollevare degli uomini e sembra anche cucinare. Ma potrei sbagliarmi, Eppure quando ha piegato 5 padelle a mani nude battendo un Guinness World Record in Cina avrei scommesso sulle sue abilità culinarie. Ad oggi compete un po' meno, ma in Polonia è sempre molto attiva, cercando anche di mostrare il suo lato buono facendo opere di beneficenza quando ha tempo e anche quando non ne ha. Hebali. Questa ragazza è un po' di tutto, bodybuilder, modella, influencer in campo fitness. Ha ispirato moltissime ragazze giovani con le sue capacità e la voglia di allenarsi ogni giorno. Sulla sua pagina Instagram ci sono soltanto foto e video della sua passione più grande, cioè la palestra. Abita adesso in New Jersey, ma è di origine giordane. Utilizza gli strumenti disponibili in palestra, ma spesso e volentieri preferisce altri tipi di attrezzi, tipo bidoni giganti di acciaio oppure gomme di trattori. Questo tipo di allenamento le piace di più perché secondo lei può portare la forza e il proprio corpo ad un altro livello. Gli attrezzi convenzionali vanno bene fino a un certo punto, ma prima o poi bisogna passare a quelli seri e più grossi. Cerca sempre di portarsi al livello successivo, quindi anche quando la palestra è chiusa utilizza tutta casa sua o altri posti per sudare un po'. Tra le sue attività preferite c'è pure la scalata. Insomma, non è mai rimasta ferma da quando è nata in pratica. Anche in questo caso il suo fisico non è così estremo come potrebbero pensare in tanti, perché anche lei preferisce non fare uso di sostanze strane. Tutto ciò che ha lo deve all'allenamento e all'alimentazione sana. Donna Moore. Ovviamente il concorso di donna più forte del mondo si tiene ogni anno e ogni anno qualcuno riesce a fregarlo dalle mani di qualcun'altra, quasi ogni anno. In questo caso abbiamo Donna Moore, vincitrice nel 2016 e nel 2017. È single con due figli e penso proprio non avranno bisogno di un padre con una donna così forte e decisa che dal 2012 ha cominciato a far parlare di sé. Il record più impressionante che aveva battuto è stato quello delle pietre di Atlante, dove ha raggiunto 147 kg. È così forte che può trascinare anche un jeep. Ma non ha ottenuto tutto stando sul divano di casa sua, ha sacrificato moltissimo per i risultati. Nel 2011 era andata dal medico per capire come poteva perdere peso, perché si sentiva sempre molto gonfia. Quest'ultimo le ha consigliato di fare molta attività in palestra, perché l'organismo era a posto e quindi non c'era nulla di grave da sistemare all'interno. Se voleva cambiare, doveva migliorare l'esterno. Così fece. Lì cominciò a conoscere molte persone e prendere confidenza con se stessa, capendo però che adorava di più sollevare pesi, piuttosto che fare cardio a ripetizione. Questo le ha aperto un mondo. Un giorno l'hanno invitata a partecipare a una gara giusto così per divertimento, ma anche questo le era piaciuto tantissimo e quindi diventata la donna che è oggi, rinunciando a qualsiasi altro hobby o passatempo e partecipando a mille gare. I suoi figli e la palestra erano tutto per lei, lo sono ancora tutt'oggi. Fortunatamente è riuscita anche a trasformare questo in un lavoro. Vilma Olson. Ha solo 20 anni ma è decisa su che strada voglia intraprendere, perché la campionessa mondiale dei campionati junior di powerlifting, dove detiene il record in squat di 170 kg, è in grado di fare anche 5 colpi quasi senza fatica. In totale in questo campionato era arrivata a 501 kg. A questa età sono risultati incredibili, può ancora migliorare, in futuro potrebbe strappare i record alle più forti. Nina Geria. In Ucraina hanno tra le donne più forti mai viste, e una di esse è Nina Geria. Ha 29 anni ed è stata la vincitrice del concorso World's Strongest Lady tenutosi nel 2011. La sua carriera è cominciata come atleta di lancio del peso nel 2003, fino al 2007 per poi passare al tiro alla corda, quindi ha conosciuto un certo Mikhail che le ha mostrato il meraviglioso mondo delle persone troppo forti per esistere. Ha continuato ad allenarsi e battere record. Infatti è per dimostrare di essere la più cazzuta di tutte. Simile al lancio del peso, ma stavolta viene utilizzato un masso gigante in pratica. Il suo era di ben 120 kg. Capite, ha lanciato 120 kg di masso come noi lanciamo le pietre in un lago. Tra i record più assurdi che è riuscita a infrangere troviamo quello del trascinare dei camion. Lei piuttosto che guidarli preferisce tirarseli dietro. Candice Armstrong. Il problema con la palestra è che all'inizio tutti vogliono raggiungere risultati in fretta utilizzando ogni genere di prodotto.
Questo è il caso di Candice Armstrong, di origini inglesi. Ha 35 anni oggi, ma a 28 è diventata famosa per essersi trasformata in un maschio. Non sto scherzando. Voleva diventare la donna più forte del mondo e pensava che la palestra sarebbe stata troppo lenta da sola. Quindi, oltre all'allenamento e all'alimentazione, ha aggiunto un paio di sostanze di troppo, esagerando così tanto con la dose da diventare un maschio, trasformare tutto il suo corpo in quello di un maschio. Da esile bionda è diventato un uomo con i peli sul viso. Sì, le sono pure cresciuti i peli. Quando si è accorta dell'errore che aveva commesso, era ormai troppo tardi per tornare indietro. Dovrebbe assumere tipo un migliaio di ormoni, quindi non è così facile. È un processo lungo e costoso. Continuerà quindi ad allenarsi per aumentare i suoi muscoli e basta. Una vita molto dura mi sa che l'aspetta. Con questo concludiamo, e che non si dica in giro che le donne sono deboli, se vi sentono queste qua in classifica siete finiti. Non sono casalinghe, ma comunque il loro lavoro è molto duro. Noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.